Proseguono gli appuntamenti di Enjoy Call You Experience, la manifestazione che dal 28 maggio al 3 giugno coniuga la bellezza del territorio del Coglio con la bontà dei suoi vini, per regalare un'esperienza a 360 gradi tra Brindisi, cultura e natura. Dopo gli appuntamenti di San Floriano del Coglio, Mossa, Dolegna del Coglio, Farra di Sonzo, Capriva del Friuli e Cormons, che hanno permesso di scoprire il territorio e le sue particolarità attraverso le degustazioni guidate alle cantine che producono i vini DOC Coglio, la Coglio Experience è pronta a fare tappa nella città di Gorizia, che all'interno del suo castello ospiterà l'evento clou della manifestazione. Sabato 2 giugno alle 15 nella Sala del Conte si svolgerà la cerimonia del 15° Premio Coglio, nel corso della quale saranno premiati l'autore di una tesi di laurea magistrale e i giornalisti Sandro Capitani di Radio Rai 1, Max Rella del Gambero Rosso e polacco Maciej Svetlik. Alle 16 nel Teatro Tenda del Castello sarà aperta ufficialmente la mostra della degustazione alla presenza di 32 produttori e si darà il via alla Bike Vintage Alpe Adria, l'evento non competitivo dedicato alle biciclette d'epoca. Dalle 17 alle 20 si potrà partecipare a due degustazioni guidate con i sommelier dell'Associazione Italiana Sommelier. Alle 17.30 arriveranno le auto d'epoca del Mitteleuropean Race e alle 18.30 è previsto lo show cooking dei Young Chef, che alle 20.30, insieme alla presidente dell'associazione Gorizia Tavola, Chiara Canzoneri, interpreteranno una ricetta della cucina italiana. Per chiudere la kermesse, organizzata dal Consorzio Tutela Vini del Coglio, domenica mattina dalle 9.30 alle 11.30 è previsto il risveglio tra le vigne di Rusiz Superiore a Capriva del Friuli, dove tra pasticcini e caffè si potrà visitare la cantina storica e passeggiare tra le vigne. Dalle 11.30 alle 16.30 porte aperte alla cantina medievale del Castello di Spessa a Capriva del Friuli. Tra gli altri eventi degni di nota è da segnalare il tour di Estoria Wine, organizzato dall'associazione Estoria, che come le trame di un canto seguirà le tracce che pittori e artisti hanno lasciato sul Coglio. Ma tante altre sono le esperienze che fino a domenica si potranno vivere su questo magnifico territorio. Il programma completo di Enjoy Coglio Experience è reperibile su enjoycoglio.it. Parliamo quindi di Coglio e in questa giornata è dedicata al Coglio. È iniziato esattamente lunedì Enjoy Coglio Experience, questa nuova attività che il Consorzio Coglio sta proponendo, un'attività che vuole semplicemente raggruppare tutto il territorio. È iniziato lunedì, abbiamo finito mercoledì la prima tranche, ricominciamo con oggi la seconda parte, la parte più importante, la parte dedicata proprio al pubblico e alla stampa lifestyle. Siamo partiti in questo evento in realtà l'anno scorso, quest'anno l'abbiamo consolidato ulteriormente, l'abbiamo arricchito di tutta una serie di attività. Alle 15 domani al Castello di Gorizia ci sarà il Premio Coglio, ormai già tradizionale il Premio Coglio dedicato al Conte Apems, colui che ha fondato il Consorzio Coglio diversi anni fa. E successivamente alle 4 inizia la mostra Saggiovini sotto la tenda del Castello di Gorizia. Enjoy Coglio Experience ha un merito: promuovere un territorio unico, unito e speciale come il nostro. Pertanto, il 2 giugno dalle ore 15, in uno splendido maniero che è il Castello di Gorizia, avrà luogo Enjoy Coglio Experience. Cos'è? Show cooking nazionali e internazionali, degustazione dei nostri splendidi e ottimi vini del territorio. Chi parteciperà a Enjoy Coglio Experience avrà anche la possibilità di visitare gratuitamente il castello. Questo perché? Non è soltanto un'iniziativa culturale, enogastronomica, ma anche turistica, perché grazie a questa attività in castello ci saranno circa 40 giornalisti che promuoveranno, parleranno e conosceranno il nostro territorio, pertanto poi lo rivolgeranno a tutto il pubblico, all'opinione pubblica, che darà modo di conoscere maggiormente il nostro territorio. Ma la cosa importante qual è? Non soltanto riservato agli operatori di settore, ai giornalisti e quant'altro, ma a un pubblico, ai cittadini, a tutti coloro che vorranno vivere una giornata particolare, diversa, degustando ottimi prodotti in una splendida cornice che è il nostro castello.